In questi giorni abbiamo parlato di motivazioni, sfide e progetti, ma c'è qualcosa che ha paura di non riuscire a fare? In questo momento è riuscire a trasferire alle persone quello che è la mia idea politica. Nel momento in cui dovessi diventare sindaco, realizzarla. Allora, diciamo che la sfida proposta dall'altra voghera a sinistra è quella del coinvolgimento e della partecipazione dei residenti, degli abitanti di Voghera alla realizzazione della Voghera del futuro, della Voghera che vogliamo. 15 anni di amministrazione di centrodestra hanno fortemente depresso la spinta degli abitanti, la fiducia degli abitanti di Voghera del fatto che un loro contributo, una loro condivisione, una loro partecipazione aiuta l'amministrazione comunale a realizzare il suo progetto. Questa è una cosa non facile, è una cosa che impegnerà l'amministrazione vogherese, se noi avremo voce in capitolo, sicuramente impegnerà i prossimi anni, ma credo che sia un'impresa questa davvero rivoluzionaria. Il mio programma è un programma fattibile. Credo, rispetto agli amici che sono in lista e altri amici che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, devo dire che non mi spaventa, perché sono in grado di realizzare tutto. Lo ripeto, l'ho detto all'inizio della vostra intervista, lo ribadisco adesso: in 4 anni/4 anni e mezzo non realizzeremo quello che abbiamo scritto, non parole ma fatti. Aggiungo ulteriormente una cosa: il teatro se ne parla da oltre 20 anni, non 15, 20 anni. Io vi posso sottoscrivere che il teatro sarei in grado di ridarlo alla città entro con un'inaugurazione l'8 dicembre del 2016. No, mi è stato detto tosta, non è tosta, anche perché diciamo che i lavori che sono stati fatti dalle altre amministrazioni potevano essere fatti in tempi molto più ristretti, non è stato fatto, e io vi dico e vi confermo che sono certo di quello che sto dicendo, non solo, ma sarò il sindaco disponibile dal lunedì mattina alla domenica sera, perché siamo noi a disposizione dei cittadini, non devono essere i cittadini a disposizione nostra. Se il cittadino chiede, noi dobbiamo rispondere. No, assolutamente no. Non ho timore di non riuscire a realizzare i progetti che ho dichiarato di fare, non vedo perché. L'ho sempre realizzato in vita mia, li realizzeremo anche per la città. Ma no, sinceramente no. L'unica cosa, non che ho paura di non riuscire a fare, ma che con tutta forza noi vogliamo attuare, è la trasparenza. Il fatto di portare i cittadini all'interno del comune di Voghera. Perché attualmente io noto un grande scollamento tra la pubblica amministrazione e i suoi cittadini. Invece noi vogliamo che il municipio diventi una casa trasparente, dove i cittadini appunto possono tranquillamente accedere, chiedere tutte le informazioni che vogliono, che ritengono utili e necessarie, in tempi brevissimi. Tra l'altro, proprio perché nel nostro programma la trasparenza e la partecipazione, la democrazia diretta sono gli elementi portanti, noi per esempio desideriamo
che i consigli comunali vengano trasmessi direttamente in streaming, quindi accessibili a tutti, ma anche le commissioni consigliari, che attualmente non funzionano, sono chiuse a qualunque come dire, tipo di informazione che vada verso l'esterno. Invece noi riteniamo che i cittadini abbiano tutto il diritto di essere informati, anche perché questo aiuta ad avere più fiducia nell'istituzione e anche ad essere propositivi. Un altro elemento importante, ripeto, che non ho paura, ma voglio assolutamente, è una novità, quindi è chiaro che è un qualcosa da implementare ex novo, è per esempio l'aspetto del bilancio partecipativo, che è un elemento importante della democrazia diretta, della trasparenza e della partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Tra tutti i candidati, quale ritiene che sia l'avversario più temibile per queste elezioni e perché? Io credo che tutti sono temibili, ognuno esprime la propria esperienza, ognuno esprime il proprio programma, quindi credo che non ci sia uno più bravo, uno meno bravo, tutti uguali. Ma no, guardi, io non amo parlare dei miei avversari, che faranno la loro campagna elettorale, faranno la loro campagna politica per le elezioni comunali di Voghera. Spero, come la faccio io, e cioè in modo assolutamente sereno e parlando di programmi e di cose fatte, di cose che si vorranno fare. A me piacerebbe confrontarmi su questo e non su altro. Vedo invece un po' di cattiveria negli altri nei miei confronti. Io non ho questo tipo di astio, sono molto sereno e la mia serenità deriva dal sapere che in questi 5 anni abbiamo governato bene, al punto che, vede, la mia dichiarazione è comprovata dal fatto che basta andare a vedere l'opposizione che è stata fatta dalla mia amministrazione in questi 5 anni, molto debole. Un'opposizione molto, molto, molto blanda, non abbiamo mai avuto delle grosse critiche, delle grosse criticità su delle scelte fatte, quindi questo sta a significare che le scelte erano giuste, perché se no le critiche sarebbero state molto più forti. Abbiamo avuto una maggioranza che ha sempre votato tutte le scelte fatte in Consiglio Comunale, al di là che adesso qualche forza politica, probabilmente per questioni diverse da mere questioni politiche, ma per questioni di, credo, poltrone di pochissimi, e quindi che non c'entrano assolutamente nulla le scelte strategiche di un partito, contestano, ma tutte entità che dell'amministrazione Barbieri hanno ricevuto e hanno sempre condiviso le scelte fatte. È questa serenità che mi porta a fare ulteriormente una campagna elettorale molto serena, fiduciosa e consapevole che il cittadino saprà in modo assolutamente sereno valutare soprattutto sul lavoro che è stato fatto e su quello che ci si proporrà di fare. No, temibile, io non ho nessun timore di nessun candidato, diciamo forse l'avversario più temibile siamo noi siamo gli unici, l'altra Voghera a sinistra è l'unica lista che propone un modello veramente alternativo a quello dei tagli, delle riduzioni, dei sacrifici, dell'impoverimento. Noi vogliamo, siamo la vera lista alternativa e siamo gli avversari più temibili rispetto agli altri. Ma è difficile dire chi più, chi meno. Diciamo che nello sport, in questa occasione, anche noi siamo degli sportivi. Partiamo tutti da una riga bianca. È ovvio che da una parte c'è un apparato, dall'altra ci sono le lobby, è inutile nascondersi. Ma ritengo che la credibilità parte e l'onestà parte da quelli che negli anni hanno sempre comunque continuato a ragionare su un'unica via. La mia unica via è vicino ai cittadini, lontani dagli affari. Oggi non vedo candidati temibili, non vedo programmi, non vedo personalità forti. Registro personaggi che nel centrodestra si stanno scontrando tra di loro da 6 mesi.
il sindaco uscente è contestato da dai suoi alleati, dalla Lega e da una parte di Forza Italia, il dottor Toriani riemerge e non sicuramente può presentare il nuovo. Noi facciamo la nostra battaglia, competiamo con le capacità che abbiamo messo a disposizione e siamo riusciti a identificare, vedremo cosa ci diranno gli elettori, ma non ho timore degli avversari. Non ritengo di avere avversari temibili. Non temo nessuno, perché secondo me nessuno ha la facilità ad essere popolare come me. Adesso io sono immodesto, ma sono più popolare di tutti. Chiaramente in questo momento il PD è quello che, e quindi il candidato PD è quello che ha più a suo favore una percentuale di consenso maggiore a livello nazionale, ma a livello vogherese questo non te lo so dire, può darsi che non ci sia questo grande consenso, anche perché è un po' in calo Renzi, sta calando.